Dai giovani di Confindustria parte lo slogan Oltre. Oltre cosa dal punto di vista di un imprenditore campano? Beh, tante cose sarebbero da mettere e stanno venendo fuori dal dibattito. Diciamo che dovremmo andare oltre l'italianità che ci ha mal contraddistinto in questi 30 anni di competizione internazionale, che ha bloccato, diciamo, una crescita che il sistema Italia potrebbe avere molto più alta di quella che comunque c'è ed è già un buon risultato. Insomma, oltre Industria 4.0. La realtà di Confindustria, che sta spingendo moltissimo su questa cosa, e sta dando grandi frutti. Lei si sta trattenendo sul tema della internazionalizzazione. Sul piano della capacità del nostro territorio di attrarre investimenti esteri, come siamo messi? Molto male. Ma saremmo messi sempre molto male quando la politica gestisce le cose senza avere scadenze temporali, e in una competizione dove in qualunque territorio vai ti offrono tempi e certezze di realizzazione, purtroppo caschiamo male. L'unico motivo per cui la gente viene da noi è che alla fine ama la nostra creatività, e quindi quando per quel settore per cui vengono c'è bisogno di creatività e innovazione, anche senza ricerca, vengono ad investire da noi, altrimenti insomma siamo sempre poco competitivi. Gli strumenti messi a disposizione dal governo per lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno, a partire dal Master Plan per il Sud, come valuta questi strumenti? Ma io, tutti gli strumenti sono buoni perché fanno recuperare nel breve un po' di costi, ma se non si agisce, come poi peraltro Boccia dice sempre, in maniera drammatica sul costo del lavoro, non riducendo il cuneo, ma insomma eliminandolo del tutto, e cuneo fiscale sul costo del lavoro ovviamente, e come ieri ho sentito da Berlusconi proporre una tassazione oltre che più bassa ma anche semplice, penso che non ne usciremo mai. Sono pannicelli caldi a cui siamo abituati da tantissimi anni. Dai giovani di Confindustria è partita la proposta, in vista delle elezioni politiche, di un patto di legislatura. Cosa ne pensa? La politica accetterà questa sfida? Ma la politica queste sfide deve accettare per forza, altrimenti non fa politica. Il problema è che dubito di patti, ne sentiamo, voglio dire, ero presidente dei giovani imprenditori, sono passati purtroppo tanti anni e si pagava del patto, dei patti territoriali, cioè, sono cose, insomma, voglio dire, ci sono dei patti territoriali che sono cominciati 30 anni fa, hanno ancora la struttura del patto che paga amministratori e consiglieri di amministrazione, ma non ci sono le aziende del patto. Dai, di che parliamo? Insomma, siamo sempre le solite cose. Chiaro che i giovani devono fare il loro mestiere, lo stanno facendo bene, mi sembrano molto svegli, ma sono anche molto, come dire, poco inclini a credere nelle promesse della politica. Forse noi in questo eravamo un po' più ingenui, loro sono molto meno di noi.